esempio molto concreto, sono un po' fuori dal mio territorio parlare con così tanti professori, però vi racconto l'utilizzo che si fa in azienda di tutte queste tecnologie. Il titolo è un po' strano, può piacere o meno, ma è piaciuto a mia figlia e quindi io la uso come campione. Realtà virtuale è una virtù reale. Abbiamo parlato tanto di realtà virtuale, l'obiettivo nostro sarebbe che gli studenti che escono dalle vostre scuole abbiano la realtà virtuale come un asset, come hanno l'inglese, come hanno tutte le conoscenze scientifiche. Non dovrebbe essere un qualcosa che arriverà nel futuro, ma voglio dimostrarvi oggi che viene veramente utilizzato già in azienda. Quindi l'intervento l'abbiamo fatto in questo modo. Quindi vi parlerò di esempi applicativi concreti di realtà virtuale e di realtà aumentata in azienda, che non è solo la progettazione. La paura che ho avuto io con i primi due interventi è che la realtà virtuale venga vista solo e soltanto poco più di un videogioco. In realtà queste tecnologie vengono veramente utilizzate in azienda e non solo nella progettazione, perché tutti avete visto a televisione qualcuno che progetta col CAD in realtà virtuale, ma le utilizziamo in progettazione, si utilizzano in produzione. Voi sapete che in Italia c'è il piano impresa 4.0, il Ministero, il MISE, ha stabilito alcune tematiche, tra cui c'è l'utilizzo della realtà virtuale, la realtà aumentata. L'azienda che rappresento ha vinto, è uno dei 4 progetti campione in Italia per l'impresa 4.0 e quindi abbiamo utilizzato e continuiamo a implementare ulteriormente le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. E avrete l'opportunità di vedere qualcosa oggi. Installazione è una cosa strana. Si può utilizzare la realtà virtuale per simulare alcune attività che in loco sono particolarmente rischiose. Per esempio, lavorare su apparecchiature in tensione o, in un caso che abbiamo anche noi, andare a lavorare sulle centrali nucleari, dove ogni singola attività va fatta prima in un regime virtuale e poi andiamo a farla in un regime reale. Poi, quando le cose vengono costruite, vanno anche manutenute, vanno installate, bisogna fargli service, come si dice, e anche in quel modo, anche in quel campo, la realtà virtuale e la realtà aumentata possono aiutare tantissimo. Poi, alla fine, spero il tempo lo consenta, facciamo vedere tanti esempi di collaborazione con livelli diversi delle scuole. Partiamo con le medie, con dei corsi per le materie STEM e arriviamo fino ai master. Quindi questo è un po' il menu di oggi. Quindi vi faccio vedere la progettazione. Questa è un'applicazione tecnica di quello che avete visto prima con SAMSAR, se non sbaglio si chiamasse così il sistema. Ecco, gli avatar sono queste due persone. Questo signore sta lavorando, questo è il suo avatar, quindi non è un videogioco. Queste sono due persone in due entità diverse, in questo caso sono tutti e due italiane perché ci serviva per fare il video, ma lavoriamo spesso con la Cina, la Repubblica Ceca, l'Indonesia e la Germania, dove abbiamo due gruppi di persone che lavorano su un oggetto che non esiste. Fa sorridere la cosa, ma veramente quel quadro lì, questi disegni che vedete sono quelli che pagano il mio stipendio, noi costruiamo e vendiamo queste cose. Immaginatevi un nuovo prodotto che non esiste, che si vede solo e soltanto in realtà virtuale e viene sviluppato contemporaneamente da due team di ricercatori. Questi ragazzi, tutti e quattro, un caso, li abbiamo scelti, sono tutti e quattro periti elettrotecnici che sono usciti dall'ITS con i quali collaboriamo. Quindi questo voglio darvi, c'è una concretezza, quindi non è solo l'avatar per il videogioco, ma stiamo parlando di avatar veramente per quello che si chiama concurrent engineering, quindi assieme lavoriamo. A cosa serve? È una delle basi, se vogliamo, dell'industria 4.0, la customizzazione del prodotto. Io costruisco un prodotto in Italia, voglio andare a venderlo in Indonesia, hanno caratteristiche diverse, mi chiedono di modificarlo. Da una parte ho il cliente che mi chiede come vuole la modifica e dalla mia parte ho il team di tecnici che in tempo reale lo modificano davanti a lui. Immaginatevi il costo, perché stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro per l'apparecchiatura, un viaggio di due persone avanti e indietro dall'Indonesia si è già ripagato. In più, se questa tecnologia non fosse disponibile, dovrei fare i disegni, prenderli, magari stampare in 3D un campione, spedirlo in Indonesia, farlo vedere al cliente e tornare indietro con le modifiche. Qualcosa che potrei fare in questo modo in un giorno richiede magari 6 mesi in un altro modo. Quindi ci dà un time to market impressionante.
Questo è RoboStudio, questo è un software che viene dato alle scuole, ecco, quindi rispondo alla nota di Benassi. Questa viene dato alle scuole e lo stiamo dando per esempio ai due ITIS che di Bergamo e di Dalmine. Quindi uno è in grado di programmare in realtà virtuale una vera e propria linea. La cosa che mi piace qui è: abbiamo chiesto a un cliente di mostrarci il risultato del suo lavoro, è un cliente in Italia. Ecco, quello che vedete a sinistra è la costruzione in realtà virtuale di questa linea di produzione e a destra vedete la realtà. E quindi siamo in grado di fare tantissime cose già durante la realtà virtuale. Il video che scorrerà adesso dura 30 secondi, leggete sotto ogni tanto, vi farà vedere la capacità, quindi le potenzialità di queste tecnologie implementate realmente in fabbrica. Ecco perché parlo di virtù reale. Se noi riuscissimo ad avere dalle vostre scuole studenti con queste capacità, ci darebbero un vantaggio competitivo enorme. Ecco, questo lo vedete, questa è la realtà, questa è dove li abbiamo messi, questo è in realtà virtuale, quindi siamo in grado di programmare i robot, di modificare il pezzo che questa macchina sta in questo caso saldando, vedete, continuiamo a passare dal reale al virtuale per far vedere che è stato tutto quanto programmato in realtà virtuale e poi realizzato. La cosa interessante è che mentre la macchina sta facendo un lotto di produzione per un cliente, noi possiamo in realtà virtuale programmare la macchina per la nuova produzione. Per esempio una sedia, posso fare una sedia con e senza braccioli, tanto per dare un esempio base, e posso già programmare il robot per fare altre due saldature, ognuna per il bracciolo, e lo posso fare mentre la macchina sta lavorando e quindi mi dà un vantaggio competitivo enorme rispetto a tutti gli altri clienti. Questi sono ragazzi che vengono formati per esempio in indirizzo meccatronica o robotica o informatica, che dopo, teoricamente alla fine dei 5 anni, dovrebbero essere in grado di entrare in un'azienda e completamente rivoluzionare il modo con cui si progettano e si costruiscono le cose. Ho tolto l'audio apposta per farvi vedere che è difficile spesso riuscire a capire dov'è il virtuale e dov'è il reale. Abbiamo un altro esempio. Eccolo qui. Questo qui è ancora più difficile riuscire a capire in realtà il reale e il virtuale. La persona è reale e tutto il resto attorno a lui è virtuale. Questo è il sistema, si chiama Robot Studio, che viene dato gratuitamente alle scuole. E quindi se vi dovete dotare solo del sistemino che avete visto fare prima da quel signore con quei due lettori, l'Oculus e quelli per le mani, e lui usa la versione che avete già visto, è in grado, gli è caduto il pezzo, è difficile riuscire a capire cos'è la parte reale e cos'è la parte virtuale. Questo è in realtà il sistema che utilizziamo, lo vedete, per programmare un robot. Quando vedete i robot che danzano, si muovono, ecco, nessuno è, ne abbiamo pochi di esperti, francamente, che sono in grado di programmarlo in 3D. È molto più facile prendere il robot in modo virtuale, insegnargli vai qui, chiudi, prendi e vai dall'altra parte. Noi spostiamo in realtà virtuale il robot, salviamo il software e lo mandiamo a quel robot che da quel momento fa esattamente queste cose. Tutto questo software, con tutte le tecnologie, viene dato alle scuole in modo gratuito. Si chiama Robot Studio per Education. Si può andare oltre e si può andare in realtà aumentata. Non abbiamo mai visto niente oggi di realtà aumentata. Questo è un esempio. Anche questo, se vi comprate quelli di Microsoft, utilizzate l'olografia e siete in grado di prendere un oggetto e fisicamente sembra strano, comunque metterlo nel posto in cui dovrebbe essere installato. Qua l'abbiamo fatto apposta durante una fiera per far vedere che non era un finto, quindi la persona è convinta di avere davanti un robot e vede al contento tutto il resto della sala. Immaginatevi una linea di produzione in cui io posso vedere la linea di produzione, posso dire metto il robot qui e posso studiare in che modo asservire il robot, in che modo fare tutte le sicurezze, quale attività poter fare al robot, e lo faccio in realtà virtuale. Ecco, questo penso sia uno dei migliori esempi che abbiamo trovato. Ecco, guardando su internet non si trova tant'altro di questo. Lo facevamo provare a una fiera l'anno scorso a Parma
e era disarmante. Avete visto poi che c'era una manina, no, che ha chiuso? Ecco, questo era uno dei vantaggi, in questo caso, dei Google Glass, in cui uno è in grado di comandare con le mani. È un vantaggio, ma in alcuni altri casi è un rischio. Noi abbiamo speso tanto per implementare la realtà aumentata, al contrario però ci sono applicazioni in cui siamo dovuti tornare indietro, perché è bello avere le mani libere, ma nel nostro mondo avere le mani libere è un incubo, perché se uno, il 95% del suo cervello sta seguendo quello che gli dice l'Oculus, sta leggendo i menu, le mani non si ricorda dove le mette, o le perde perché si tranciano con delle molle, oppure le mette dove non deve metterle. Noi ricordiamoci che lavoriamo con apparecchiature in alta tensione, quindi le mani teoricamente sarebbe meglio non averle la maggior parte del tempo. Quindi abbiamo fatto vari esperimenti, in due esperimenti siamo veramente tornati indietro. Poi avete visto quel signore che ha parlato prima, che aveva gli Oculus. Ecco, provate a lavorare più di 10 minuti con i Google Glass e non dipende quello che avete mangiato, avete il mal di stomaco la sera. Quindi abbiamo provato in linea con dei volontari, la cosa non è funzionata, perché è molto più facile consegnare i messaggi a queste persone con uno schermo normale che portare via una parte enorme della loro attenzione solamente a seguire quello. Pensavamo fosse il fatto che dobbiamo imparare a lavorare con la realtà aumentata, in realtà anche provando per parecchie ore la cosa è veramente difficile, quindi il vantaggio era inferiore agli svantaggi. Quindi continuiamo a provare, abbiamo trovato altre applicazioni, stiamo facendo applicazioni anteprima mondiale in cui le nostre persone passano in azienda e camminando in azienda tu vedi l'azienda, se vuoi punti a guardi una linea di produzione e vedi tutti i parametri di questa linea, cioè però non ti bombardiamo di informazioni, le devi praticamente andare a chiedere. Il problema è quello, la quantità di informazioni. Si parla sempre di questi piloti da guerra che alla fine non sanno mai quante informazioni hanno dappertutto. Ecco, abbiamo lo stesso problema, molto più in piccolo rispetto a un pilota da caccia, ma sulle linee lo abbiamo, perché un pilota da caccia non combatte per 8 ore, le nostre persone lavorano almeno 8 ore al giorno. Questo è un altro esempio, quindi la produzione. È difficile per i ragazzi che voi formate andare in un'azienda, magari con dei piccoli imprenditori, come abbiamo in Italia, e cercare di fare un salto tecnologico, perché è quello che ai vostri ragazzi andremo a chiedere. Quindi vi faccio vedere un esempio delle tecnologie che abbiamo messo. Ho tolto tutto il volume, vi commenterò qualcosa, in cui vedete che tutto quello che viene costruito, progettato, realizzato e testato, al momento da noi viene fatto con realtà aumentata o realtà virtuale. Poi alla fine le cose dobbiamo costruirle, quindi c'è la realtà proprio quella fisica. Ma c'è molto più di quanto uno possa pensare già nelle fabbriche di oggi. Quindi adesso ho tolto l'audio, vi faccio vedere una fabbrica, vedrete alcuni pezzi di produzione e li commenteremo assieme. Eccolo che parte l'ingresso, che non ha niente a che fare con la realtà aumentata. Cominciamo a vedere le fabbriche. Ecco, questa qui, queste stampe sono tutti oggetti che sono progettati in 3D e le pieghe, ovvero come dare impasto questi oggetti alle macchine, sono fatte in 3D. Questa macchina, anche questa, tutto quanto in 3D, e la linea che vedete di produzione, questa è una parola che sentirete in questi giorni, si chiama Virtual Twin. Abbiamo un gemello, che non posso mostrare, un gemello virtuale della nostra fabbrica e aiutiamo con questo gemello virtuale, facciamo i tempi ciclo. Questa è la fabbrica, vedete che tutte le macchine lavorano in autonomia. I componenti sono stampati, alcuni, con la stampante 3D. Ecco, lì vedete, questi sono esempi di alcuni componenti che stampiamo in stampa 3D. Questo è uno studente che ha imparato con la realtà virtuale e sta... Quell'oggetto che vedete montare è quello che lui va a muovere in realtà virtuale. Questa attività è stata fatta da un nostro tecnico con due stagisti del Politecnico di Milano che hanno messo, questa è un'anteprima mondiale di un robot che riconosce i gesti delle persone. Quello che vedete, se lo notate, sono tutti oggetti che girano da soli. Quello è un'implementazione, non se ne parla oggi, di intelligenza artificiale. E questi sono gli ultimi esempi che abbiamo provato a fare con la realtà virtuale. È andato un po' troppo veloce il video, il messaggio spero che sia passato. Quindi non è un qualcosa che arriverà, è un qualcosa che c'è già ora. I prodotti che stiamo costruendo, quelli di qualche anno fa, erano già progettati in AutoCAD. Quando mi sono laureato io, 25 anni fa, c'era tantissimo che si faceva ancora a tecnigrafo.
Quindi stiamo facendo un'accelerazione pazzesca e purtroppo ai ragazzi che escono dalle vostre scuole chiediamo molto di più. E vi assicuro che oltre all'inglese la padronanza della realtà virtuale, la realtà aumentata è sicuramente qualcosa che fa saltare il curriculum in alto alla lista veramente da quel punto di vista. Quindi avete la possibilità di creare qualcuno che è particolarmente benvenuto nelle aziende. Per quanto riguarda ANIE, che è la nostra associazione di categoria, ma Confindustria e tutto il resto, avete visto che il 63% delle aziende, se avete visto le statistiche, dice che ha dei grossi problemi a trovare ragazzi con queste competenze. Non sono competenze che richiedono per forza la laurea. Gli istituti tecnici sono in grado di formare queste persone, anche perché queste persone hanno un processo di educazione continua. Come con voi col software avete un release ogni anno, loro devono continuare a fare sempre qualcosa. Quindi l'educazione continua è un pochino la regola, se diciamo, all'interno di questo tipo di applicazioni. Vi faccio vedere un altro, installazione. Qui vedete un po' di più, questa è un'altra stagista che abbiamo, che vi mostra come saranno i cataloghi di domani. Al momento voi comprate ancora una cosa, c'è ancora come usare la lavatrice, come usare qualcos'altro. Tra pochi anni, noi siamo già pronti adesso, oltre alla lavatrice ti diamo il codice e tu vai in realtà virtuale e puoi vedere come installarla nel modo corretto. In questo modo, vedete, proprio dice, indica le viti, come prendere, se uno fa un errore e non segue la procedura corretta, non è in grado di metterlo in servizio. Quindi non è tanto lontana questa cosa, arriverà. Cioè, noi abbiamo ancora i cataloghi che utilizzavamo nel 1950, con la fotografia, il catalogo, apri qui, si accende qui, si installa in questo modo. Ci arriva, adesso, quando la gente, stiamo parlando di, eccolo qui, qua vedete, questo è interessante, avete visto che si accendeva prima, quindi l'installazione, quindi la messa in servizio, l'installazione. Una delle problematiche che abbiamo con la digitalizzazione è l'invecchiamento repentino delle macchine, delle apparecchiature, il fatto di ricordarsi come erano fatte prima. Quindi spesso quando chiamate un tecnico per aggiustarvi qualcosa a casa, vi chiede i dettagli del modello, voi non sapete nemmeno dove prenderlo, vi arriva un tecnico che dice no, io questo modello non lo so aggiustare. Costruiamo centinaia di migliaia di apparecchi e quindi abbiamo implementato una tecnologia di questo tipo dove prima abbiamo provato con i Google Glass, ma le persone, anche lì, 100% dedicato a capire quali erano i menu e a far scorrere i menu con la manina, si dimenticavano dove avevano le mani. Allora abbiamo implementato qualcosa che deve essere tenuto con le due mani, quindi abbiamo sostituito la realtà aumentata con un iPad e questa persona punta l'oggetto e vedete che si vedono poco, mi dispiace, dei simbolini. Qualcuno da remoto gli cerchia quello che si vede e dice guarda, questo è l'interruttore che devi aprire, questa è la cosa che devi fare e lui lo sente dall'iPad, praticamente da remoto comandiamo qualcuno. Non è, fa sorridere la cosa, ma ci impone di avere la sicurezza sulle mani. Quando andiamo a lavorare sulle navi, per esempio, dove ci sono le grandi navi da crociera che sono tutte elettrificate, che hanno una potenza enorme, ecco lì abbiamo il rischio che se qualcosa va male lasciamo magari al buio una nave intera con 6.000 persone, non è il massimo rimanere al buio su una nave, ma le manutenzioni vanno fatte anche lì sopra. E cosa succede? Quindi abbiamo addirittura implementato non solo la parte visiva, ma anche tutte le procedure. Sapete che in Italia, in modo particolare, forse l'Italia è uno dei paesi più avanti da quel punto di vista, le procedure per la sicurezza sono molto importanti per noi, quindi addirittura da remoto, prima di poter toccare qualcosa, dovete fare una schermata di tutto l'ambiente e dimostrare che non avete carichi che vi possono arrivare sulla terra, mi fate vedere il pavimento dove non ci sono i buchi in cui io posso cadere, quindi mi dovete dimostrare che lavorate in sicurezza e solo dopo, da remoto, qualcuno ti dà il permesso di iniziare. E questo prima utilizzava la realtà aumentata, abbiamo fatto un passo indietro. Abbiamo detto no, ci vuole qualcosa che dia l'attenzione in modo particolare alla persona che sta operando. Quindi mi piace purtroppo anche raccontare che gli errori li facciamo, proviamo tutte le tecnologie, ogni tanto non è la tecnologia giusta da utilizzare. Questa è interessante, avete davanti un oggetto, supponete di comprare un'auto, ok? Comprare un'auto e ve la stanno ancora consegnando, magari vi arriva tra due mesi, e avete in realtà virtuale la possibilità di imparare a guidare, accendere, spegnere tutto quanto. Non c'è il nuovo manuale, è un modo nuovo
in cui fisicamente, questi nostri sono apparecchiature elettriche, provate a fare tutte le procedure nel modo corretto e se fate tutto, vedete, si accende la luce di questo palazzo, ecco, queste cose. In realtà questa è realtà virtuale, voi la vedete in 2D, quindi vi assicuro che non ha niente a che fare con quello che vede la persona in 3D. Cosa facciamo? Quindi quando uno compra una delle nostre apparecchiature, ci facciamo dire chi sono le persone che lo utilizzeranno, diamo la possibilità di accedere a questo e quindi loro cominciano a capire come utilizzarlo in sicurezza ancora prima che arrivi. Gli incidenti, e nel nostro caso sono mortali, perché stiamo parlando di 30.000 volte, vengono evitati, perché succedono la prima volta, la maggior parte quando uno ci mette le mani la prima volta, quando le installa nel modo scorretto, quando non mette a terra tutto quanto. Quindi cerchiamo in tutti i modi di ridurre e di implementare la sicurezza. Questa è un po' un'applicazione nuova. Abbiamo visto, dicevo, progettazione, la fabbrica, l'installazione, la manutenzione. Quindi copre un pochino tutto la linea di produzione, se vogliamo, o la vita di uno dei nostri dispositivi. Questo è un altro mondo. Questo è bellissimo per l'Italia. Sapete che in Italia abbiamo tantissimi parchi eolici, la maggior parte sono di proprietà delle banche, li hanno comprati e poi qualcun altro deve mantenerli. Questo è un modo in cui in questo caso è solamente 3D, potremmo farlo anche in realtà aumentata, ma non ce l'ha ancora chiesto nessuno, siamo in grado di giocare con tutti questi dispositivi che in realtà sono veri, quindi è una riproduzione, o un virtual twin se vogliamo, di un parco eolico in cui da remoto siamo in grado di studiare, fare manutenzione per capire quali sono le problematiche. Questa tecnologia è partita così un paio di anni fa come possibilità di business, ad oggi in Italia abbiamo 720 impianti produttivi che gestiamo da una sede a Genova. Quindi quel discorso remoto utilizzando le nuove tecnologie non è un giorno ci sarà, c'è davvero adesso e questo qui è il modo in cui facciamo i salti competitivi. Ecco, a Genova, dove generalmente ci sono buone università e buone scuole, abbiamo dei grossissimi problemi a trovare personale. Questa tecnologia sembra ancora un po' indietro, quindi sono contento di quello che ho sentito finora, perché oltre all'approccio del videogioco, queste tecnologie servono veramente in azienda, ma non solo nella progettazione, dicevo, ma addirittura fino alla gestione del parco installato. Corso un po' troppo forse, ma siamo in grado quindi di raccontare le opportunità di collaborazione con le scuole e l'università. Questo, quello che vi raccontiamo non è un cosa vorremmo fare, ma è un cosa facciamo. Quindi partiamo da qui, partiamo con la scuola secondaria di primo grado. Allora, io mi occupo di apparecchiature di media tensione. Già il nome fa dormire. Quando voi andate in un centro commerciale, camminate, vedete una porta bianca con su scritto non entrare. Ecco, lì dentro, dietro quella roba lì, c'è la roba che faccio io. Quindi non interessa a nessuno, perché non è a contatto con le persone. L'unico modo che ho per raccontare le tecnologie e tutto quello che c'è dietro è cercare di farlo vedere, ma non lo posso far vedere in servizio perché le persone sarebbero esposte a un rischio, quindi usiamo tantissimo la realtà virtuale per cercare a raccontare, in questo caso solo alle studentesse delle medie, quale potrebbe essere per loro un percorso di carriera dopo aver fatto una scuola di tipo tecnico. E questo lo facciamo. Apriamo i nostri laboratori, poi ve lo farò vedere, agli studenti. Abbiamo fatto varie alternanze scuola-lavoro con gli studenti, lo vedete qua, della secondaria di secondo grado e abbiamo cominciato a giocare, se vogliamo, con i vari laboratori. I progetti dell'alternanza sono stati implementati, ne abbiamo implementati 4 progetti particolarmente interessanti, di cui uno di un successo enorme è stato visto ad oggi da 11.000 visitatori che vengono a vedere questa demo delle case integrate moderne, le smart home, che è un progetto, che nasce da un progetto di alternanza scuola-lavoro con l'ITS, Marconi di Dalmine. Quindi diciamo, partiamo da scuola secondaria, io ho detto che lo usiamo, la realtà virtuale, per raccontare quanto potrebbe essere in qualche modo cool anche il nostro mondo. Secondaria di secondo grado, orientamento studenti al secondo anno di ITIS. Lui non me l'ha ancora chiesto, il suo collega mi ha detto: Paolo, ho un problema enorme, ho 7 classi e agli studenti del secondo anno delle superiori, scusa, scuola secondaria e secondo grado, abbiamo chiesto cosa vorrebbero fare nel triennio e lui avrebbe dovuto chiudere elettrotecnica, avrebbe dovuto chiudere meccanica, 6 classi volevano fare informatica e 1 elettronica. E mi ha dato la sfida, prova a fargli cambiare idea. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto loro un laboratorio, che vedrete,
Al posto di parlare io che ho i capelli grigi, facciamo parlare gli studenti in alternanza, che sono un po' più vicini a loro e quindi mi danno 2 ore al giorno ogni classe, viene una classe, raccontiamo a cosa servono queste tecnologie e stiamo monitorando un po' i risultati. Il primo anno abbiamo fatto cambiare idea al 44% degli studenti e abbiamo salvato il corso di elettrotecnica e meccanica. Il secondo anno ha cambiato idea al 64% degli studenti e quest'anno abbiamo tutta la prima settimana di dicembre in cui ospitiamo 10 classi, una dopo l'altra, e facciamo vedere le applicazioni di tutto il mondo elettrico, elettronico e digitale, e sicuramente la realtà virtuale è una delle cose più interessanti. Anche i robot, abbiamo un robot che fa un giochino per mostrare la tecnologia 4.0 con degli studenti, abbiamo implementato un'interfaccia dove uno fa una firma su un tablet e il robot dall'altra parte, usando il cloud, fa esattamente la stessa firma allo stesso modo. È un modo di tradurre le tecnologie industria 4.0 per i ragazzi. E questi sono quello che vedono. Poi, alternanza scuola-lavoro studenti di informatica. Quando uno ha 183 prodotti, come abbiamo noi installato in una stanza della dimensione di questa, più o meno piena di oggetti, tutti interconnessi, e i ragazzi pian piano fanno dei miglioramenti continui sui vari oggetti. Questo lo fanno anche questi studenti di informatica, che mi hanno aiutato, abbiamo un problema un po' simile al vostro, a mostrare tutte queste tecnologie ai nostri clienti. Chi sono i clienti? Può venire, non so, una delegazione del Ministero dell'Industria italiano, può venire l'EDF della Francia, che è l'Enel della Francia, mi può venire un'acciaieria dal Belgio, mi può venire un impianto chimico della Danimarca. Quindi devo raccontare le applicazioni. Per raccontarle, questi signori in alternanza scuola-lavoro hanno fatto un sistema interattivo che è stato così bello, che noi abbiamo provato col piano scuola, che siamo arrivati secondi, peccato, non abbiamo vinto. La cosa simpatica è che gli studenti, la nostra consociata in Norvegia, ha chiesto a noi di mandare i 2 studenti a spese loro in Norvegia per fare copia e incolla di quello che avevano sviluppato in Italia. Quindi è particolarmente interessante. I visitatori ho detto, col Paleocapa abbiamo adottato una classe, terza, abbiamo preso tutta la classe, abbiamo raccontato un po' il mondo elettrico, delle applicazioni, dell'integrazione delle rinnovabili, della mobilità elettrica. Poi l'abbiamo adottata, abbiamo selezionato alcune persone che si sono dimostrate più attente. Su queste persone hanno fatto un periodo di alternanza scuola-lavoro in quarta e quest'anno che sono in quinta li portiamo alla maturità e diamo a loro la possibilità di costruire fisicamente alcuni componenti che porteranno fisicamente il giorno della discussione alla maturità e faranno vedere quindi tutto il processo. Abbiamo capito cosa dobbiamo fare, abbiamo fatto tutti gli schemi elettrici e al quinto anno abbiamo fisicamente realizzato questo oggetto che è funzionante. Quindi diciamo abbiamo adottato un pochino una classe. Poi cosa abbiamo? Abbiamo messo assieme un STS, sta per Secondary Technical School, è un nome un po' tirato, ma ci consente di aprire sia ai professionali, quelli dei 5 anni, e gli istituti tecnici. Quindi noi abbiamo una fame pazzesca di questo tipo di studenti che non riusciamo mai a trovare, cioè non ce n'è mai abbastanza, almeno nel territorio bergamasco, e quindi abbiamo cercato di avvicinarci a queste persone. Quindi gli studenti, il migliore 50% degli studenti di elettrotecnica ed elettronica della provincia di Bergamo viene selezionato dai professori e fanno una giornata da noi in cui raccontiamo a loro quale potrebbe essere, dal nostro punto di vista, il loro mondo. Voi sapete che in Italia si sta discutendo tanto, quindi ulteriore percentuale delle energie rinnovabili, mobilità elettrica, efficienza, case intelligenti, c'è tanto da fare. È un mondo che è stato più o meno silente e latente per tantissimi anni, sta cominciando ad avere un'accelerazione enorme, quindi ci sono opportunità uniche per i ragazzi con questo tipo di formazione. E lo raccontiamo durante questo evento. Questo evento poi prevede anche un giro in questo laboratorio che serve praticamente a loro, che è questo che vedrete adesso. Questo laboratorio è stato sviluppato, aggiungendo delle demo sviluppate da alternanza scuola-lavoro con questi studenti e anche studenti del ITS. Io non so se a Lucca c'è un ITS o meno,
a Bergamo ne abbiamo due, ne abbiamo uno a Milano. Ecco, questo è il laboratorio dove alcune, adesso vediamo di riuscire a beccarle, di queste demo, questa per esempio, questa qui a sinistra, sono risultati di alternanza scuola-lavoro. Hanno fatto il loro progettino, noi ci abbiamo creduto, abbiamo messo i veri componenti e questi, vedete, sono clienti in visita che vengono a farsi spiegare tutte queste tecnologie da digitalizzazione implementate qui dentro. Chi le spiega? Non c'è un dipendente ABB qui dentro, sono solo studenti. Questo che vedete è il robot che fa la firma, anche questo è stato sviluppato da un gruppo di studenti. Quindi la cosa che ci piace raccontare è che sentiamo tantissimo questi progetti dell'alternanza scuola-lavoro, li implementiamo quando anche per noi, non solo per lo studente, hanno senso e quando sono affini alle nostre tecnologie e li implementiamo direttamente. Questa è l'ultima slide, sono in tempo preciso. ITS, diciamo, ci crediamo molto. Sapete che in Italia la sommatoria degli ITS sono più o meno 8.000 studenti, la Germania, che non ha mille volte il nostro numero di persone, sono 800.000, e quello dà a loro sicuramente un vantaggio competitivo. Quindi noi dal nostro punto di vista vorremmo vedere sempre più studenti che escono dagli ITS. Lavoriamo, dicevo, siamo partner con 4 di questi, lavoriamo con gli altri e ogni anno ospitiamo l'apertura dell'anno formativo. Cosa vuol dire apertura dell'anno formativo? Questi studenti che dopo una settimana non hanno ancora capito bene cosa stanno studiando, raccontiamo a loro quello che le aziende si aspettano da persone formate in questo modo. Cosa simpatica, facciamo sempre delle gare anche sulla stampa 3D, c'è un ITS che si occupa di stampa 3D in digitale, abbiamo mostrato loro la nostra realtà virtuale, un ragazzo si è sporto e hanno cominciato a proporre una gara dove in questo caso hanno progettato un braccialetto per la loro professoressa e il braccialetto che ha vinto è stato stampato da noi in realtà virtuale e ci hanno fatto sicuramente un figurone lì sopra. L'ultima, questa slide, la collaborazione non si ferma con le scuole superiori e con gli ITS, lavoriamo molto con le università. Ecco, è più facile avvicinare gli studenti alla realtà virtuale, agli istituti tecnici, che non all'università, a meno di andare a prendere, che ne so, la laurea in informatica. Purtroppo, ecco, per la parte laurea abbiamo dei grossi problemi a introdurre un po' di più il discorso della realtà virtuale, perché abbiamo qualche problemino a fare toccare con mano, perché purtroppo almeno io all'università non ho mai visto un laboratorio in 5 anni, la cosa non sta cambiando tanto, si vedono molti più laboratori nelle scuole superiori che non qui dentro, quindi abbiamo qualche problemino, e anche perché questi ragazzi ormai arrivano al 5º anno di ingegneria, sono praticamente già convinti e sono difficili sicuramente da cambiare. La cosa interessante è i master, dove ai master non ci sono studenti che fanno studente di professione, ma in genere sono master, in modo particolare quelli della Bocconi e dell'Università di Bergamo, sono persone che magari sono professionisti in azienda da 5-10 anni, che chiedono, al posto magari di un aumento di stipendio, di avere questa educazione continua e chiedono partecipazioni al master. Questi sono sicuramente i veicoli migliori per noi per introdurre nuove tecnologie, perché hai gente in posizioni chiave che ha la voglia e capisce i vantaggi dell'implementazione di nuove tecnologie. L'ultimo in fondo è per prendere chi si è perso. A Bergamo c'è, se ci passate in autostrada, si chiama Chilometro Rosso, è un centro di ricerca e viene aperto con un progetto Experis che sembra a prendere quelli che non stanno lavorando, non stanno più studiando, persone che magari hanno fatto una laurea che purtroppo è poco appealing e cercano di riqualificarsi, e in quel caso viene fatto veramente un corso particolarmente intensivo sulle nuove tecnologie e sulle nuove opportunità di lavoro. Quindi abbiamo persone del progetto Experis che arrivano da ogni tipo di formazione e ogni tipo di esperienza, purtroppo anche gente che magari ha perso il lavoro perché l'azienda è andata male e si sta a voglia di rimboccarsi le maniche, e in quel caso hanno un accesso diretto a persone, una lista di aziende che chiede persone formate in questo modo. Praticamente si cerca di fare un induction sulle tecnologie Industria 4.0 in un centro di ricerca al quale poi vanno a fare riferimento tutte le aziende che hanno bisogno di queste tecnologie. E questa era l'ultima slide.